Il professor Carlo Altomonte, consigliere economico del ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, ospita il TG News. Senza riforme e crescita economica, debito insostenibile. Non abbiamo scelta, la strada è tracciata, altrimenti c'è il default. Continua l'approfondimento del TG News di Alice sul piano nazionale di ripresa e resilienza, inviato nei giorni scorsi dal governo italiano alla Commissione europea. Alessandro Milone ha in collegamento il professor Carlo Altomonte, docente di economia dell'Università Bocconi di Milano e consigliere economico del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, per fare il punto sui prossimi passi dell'esecutivo in tema di riforme della pubblica amministrazione. Professore, grazie innanzitutto per il tempo e la disponibilità che dedica ad Alice Channel. Il governo Draghi ha evocato a sé la scrittura del PNRR inviato nei giorni scorsi alla Commissione europea, sedando anche un po' le tensioni tra partiti della maggioranza inevitabilmente diversi, ma ora dovrà fare i conti con il Parlamento per attuare le riforme previste dal piano. Che succede se falliamo? Ma se falliamo, il discorso è molto semplice. Noi abbiamo accumulato un rapporto debito-PIL che è intorno al 160%, come sappiamo, con Covid, e i mercati ci stanno facendo credito e l'Europa ci sta facendo credito perché noi ci siamo impegnati a un'agenda di riforme che faccia salire la crescita strutturale dell'economia italiana in maniera tale da rendere questo debito sostenibile. Per essere molto chiari, noi diciamo a condizioni normali, quando tutti gli stimoli dovessero essere tolti nell'economia, cresciamo a tassi di crescita dello 0 virgola. Con lo 0 virgola, 160% del rapporto debito-PIL non è sostenibile, quindi aumenterebbe fino evidentemente al default del paese. Per cui non è che abbiamo molte scelte, dobbiamo fare le riforme che da 10 anni non riusciamo a fare e che servono a sbloccare quei colli di bottiglia che impediscono al paese di crescere, ma che poi alla fine ci faranno vivere meglio. Semplificazioni, apertura di mercati, digitalizzazione, investimenti in energie rinnovabili. Quindi realizzare il piano di ripresa e resilienza, aumentare strutturalmente il nostro tasso di crescita, quindi anche il nostro PIL pro capite, rendere il debito sostenibile, tutte cose che sono tranquillamente fattibili nel momento in cui noi ci mettiamo, diciamo, in questa autostrada che il governo ha disegnato, facendo un pezzetto insieme alla Commissione, un pezzetto alla volta di riforme, ci pagano anche per farle, mi sembra la soluzione migliore. Professore, secondo lei c'è consapevolezza diffusa nel Paese e nella propria classe dirigente che questa può essere l'ultima occasione prima del baratro? A parole sì, poi però quando sei messo davanti alla tua riforma che ti tocca un pezzettino dei tuoi interessi costituiti, allora dici no, ma non io, devono fare prima gli altri. Invece qua dobbiamo capire che tutti devono rinunciare a un pezzettino dei loro privilegi affinché poi tutto il Paese possa beneficiarne e quindi possa evitare il baratro. Questa è un po' anche l'idea del governo Draghi, che se vogliamo è l'ultima chiamata alle armi di un sistema che non è stato in grado di produrre una maggioranza tale da poter fare le riforme. Ricordiamo che nel precedente PNRR gli investimenti erano sostanzialmente gli stessi di quelli di questo, ma mancava tutta la parte di riforme. Lei ha accompagnato l'azione del governo in relazione alla scrittura del piano proprio sul tema della pubblica amministrazione. Quali sono le linee guida per i prossimi passi in relazione proprio alla riforma della pubblica amministrazione? Ah, il piano è molto semplice perché è ABC. Accessi, quindi la riforma del reclutamento, fare in modo che i concorsi non durino 4 anni, ma che si possa assumere una persona in 3, 4, 5 mesi. Poi buona amministrazione, la B, quindi tutta la parte delle semplificazioni e la digitalizzazione delle procedure. Questa parte inizierà subito con il decreto semplificazioni che stiamo scrivendo e che arriverà alle Camere entro una settimana, 10 giorni, quindi diciamo verso metà maggio, fine maggio. E da lì poi partirà tutta un'azione anche con le amministrazioni locali per implementare le procedure semplificate, digitalizzare gli archivi e fare in modo che poi si possa realizzare finalmente il principio del cosiddetto once only, una volta sola, cioè nel momento in cui l'amministrazione possiede un mio documento, una mia attestazione, non me la deve chiedere ogni volta, ma se la va a prendere digitalmente. E poi la C, competenze. Oggi la pubblica amministrazione in media beneficia di un giorno di formazione l'anno.
cosa che non è più accettabile alla luce del fatto che diciamo, le competenze della PA devono essere aggiornate con i tempi e con le nuove sfide della digitale, della transizione energetica, e quindi l'idea è quella di dotare, diciamo, la funzione pubblica di capacità di formazione per tutto l'arco della loro vita lavorativa. Sembra un libro dei sogni, ma tutto questo dobbiamo farlo, come accordo con la Commissione, entro dicembre di quest'anno. Quindi augurateci buon lavoro.